Buongiorno, sono Giuseppe Basile, l'analista e il trader al blog www.fibonaccistalking.it. Sono raggiungibile anche su Twitter e posto regolarmente utilizzando il nickname @fibstalker. Sullo schermo potete vedere il grafico giornaliero del contratto Eurofex Continuous Contract, allineato con la scadenza del dicembre 2012. Negli scorsi giorni l'euro-dollaro si è mosso verso il basso e, come ho detto nei miei precedenti video, mi aspetto un ritracciamento nei prossimi giorni e settimane sino in area 1,26 e 30, poiché ritengo che in quest'area ci sia l'interesse da parte dei grossi player e fondi banche sul time frame settimanale per un ingresso a rialzo sull'euro-dollaro. E negli ultimi 2 giorni abbiamo avuto una reazione del prezzo in corrispondenza della media a 20 giorni, e ho menzionato il fatto che questa media, quando è trending, come in questo caso, al primo contatto genera comunque un rimbalzo verso l'alto. Ho indicato due livelli sul grafico: uno è il livello 1,3088, l'area 1,3080, e l'altro è il livello 1,2929. Ora, se il prezzo dovesse continuare verso l'alto, perché si tratta di un movimento di reazione e che non è supportato da nessuna area di partecipazione o supporto. L'area di partecipazione più vicina è in area 1,28 e 22, ma il prezzo ieri si è fermato in area 1,29 e 39, quindi quest'area non è mai stata interessata. Quindi in quest'area ci potrebbe essere partecipazione, ma il prezzo non ha mai raggiunto quest'area. Dunque, questo movimento verso l'alto è un movimento di reazione che non può essere modellato utilizzando movimenti misurati, per cui se questo movimento dovesse continuare, mi aspetto che si fermi attorno all'area 1,3080, 1,3090. Se il prezzo invece dovesse oggi stesso, lunedì, scendere al di sotto del livello 1,2929, questo deriverebbe un fallimento del trend a 4 ore, incominciato ieri, ai minimi di ieri, e con buona probabilità deriverebbe la fine di questa reazione verso l'alto, con una ripresa del movimento verso il basso. Quindi occorre tenere in considerazione questi due livelli. Il mercato potrebbe, se continua verso l'alto, potrebbe anche fermarsi prima in area 1,30 e 10, 1,30 e 15. Questo però lo valuteremo la prossima settimana. Vi auguro un ottimo fine settimana. Mi auguro che questo video sia stato utile e vi rimando al prossimo video di aggiornamento sull'euro dollaro. Buona giornata.